Bando Rigenerazione Toscana, avvia il progetto per i giovani di Calenzano, presentato a Palazzo del Pegaso, Fare Strada 2023, realizzato da CAT Cooperativa Sociale per coinvolgere ragazze e ragazzi attraverso musica, street art e riscoperta del territorio. Imprese, una targa ad Andrea Magi e testimonial del saper fare toscano, un riconoscimento all'affinatore dell'azienda De Magi Formaggi di Castiglion Fiorentino che si è distinta ai recenti World Cheese Awards 2022, dove si è classificata al secondo posto. Sport, una targa per celebrare i 100 anni del Sanfrediano Calcio 2022, una cerimonia per celebrare il centenario della società pisana. Musica, street art, giocoleria e riscoperta del territorio. Questo è il mix vincente del progetto di animazione sociale Fare Strada 2023, rivolto ai giovani del territorio di Calenzano, che è stato presentato a Palazzo del Pegaso. I giovani sono dunque ancora al centro delle politiche della regione, come ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. A un'iniziativa che noi abbiamo voluto con forza per porre i giovani al centro della nostra azione. Lo abbiamo fatto attraverso diverse iniziative. Oggi sono felice di poter presentare la prima di queste iniziative fatta dal Comune di Calenzano, in modo per coinvolgere i giovani attraverso la street art, la musica, la giocoleria, un modo davvero per cercare di rigenerare i nostri territori. La rigenerazione urbana è un obiettivo che abbiamo portato avanti con forza in questi anni, e legare l'impegno dei giovani con la rigenerazione urbana è lo sguardo che noi vogliamo portare sulla Toscana del futuro. Sentiamo qual è lo scopo del progetto dall'assessore alle politiche giovanili del Comune di Calenzano, Irene Padovani. Progetto che partirà la prossima settimana, un progetto rivolto ai nostri ragazzi, ai ragazzi di Calenzano, agli adolescenti. Un progetto che vuole vederli e renderli protagonisti. In questi anni, come sappiamo, i nostri giovani, i nostri ragazzi hanno purtroppo respirato un'aria che non era per loro, sono stati chiusi in casa, hanno dovuto subire anche cose più grandi di loro. Con questo progetto noi vogliamo riportarli nei luoghi d'aggregazione e vogliamo davvero renderli protagonisti attraverso la street art, attraverso la conoscenza del territorio e anche attraverso momenti liberi dove loro ci potranno indicare come vorranno passare il tempo insieme. Siamo felicissimi di aver recepito il finanziamento della Regione Toscana e di aver chiaramente sposato le linee che la Regione Toscana insieme ai comuni porta avanti per l'aggregazione giovanile e per dare assolutamente degli spazi di aggregazione e di stare insieme. Ascolteremo i ragazzi, cercheremo di capire quali sono i loro desideri e cercheremo di tradurli insieme a loro in cose pratiche, ha spiegato il coordinatore del progetto, Alberto Lugli di CAT Cooperativa Sociale. Il dettaglio: andremo nel territorio di Calenzano a cercare i gruppi giovanili, i ragazzi e le ragazze che passano il loro tempo sul territorio, e li ascolteremo soprattutto. Cercheremo di capire quali sono gli interessi dei ragazzi, quali sono i loro desideri, e in qualche modo cercheremo di tradurli assieme a loro in cose pratiche. E diciamo che poi faremo anche delle proposte che riguardano un po' le discipline dell'hip hop che tanto vanno tra i ragazzi, per cui si parla di rap, di graffiti, di street art e poi musica in generale. Il secondo formaggio più buono del mondo, così è stato decretato il prodotto dell'azienda De Magi di Castiglion Fiorentino, che è stata protagonista indiscussa dell'edizione 2022 della World Cheese Awards, il concorso mondiale dedicato ai formaggi, al quale hanno partecipato 4.434 iscritti e 900 produttori provenienti da 42 nazioni differenti. La manifestazione, svoltasi nel Galles a Newport, ha contato sulla professionalità di 265 giudici,
che hanno assaggiato, hanno usato e classificato oltre 4.000 formaggi, classificandoli nelle quattro categorie: bronzo, argento, oro e superoro. Il Consiglio regionale ha voluto consegnare un riconoscimento all'azienda per questo importante traguardo. Sentiamo Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Sono davvero felice di poter essere qui insieme alla Presidente De Robertis a conferire questo riconoscimento importantissimo all'azienda De Magi, perché ha portato nel mondo il nome della Toscana. Tradizione e innovazione si tengono insieme e davvero sapere che un'azienda toscana produce uno dei formaggi migliori al mondo ci dà il senso di quanto sia ancora più importante continuare a sostenere realtà produttive che hanno bisogno di sostegni pubblici e di vicinanza da parte delle istituzioni. A loro un grande in bocca al lupo perché la prossima volta da secondi possano essere primi. E adesso le parole della consigliera regionale Lucia De Robertis, che aveva proposto all'ufficio di presidenza del Consiglio l'assegnazione di un riconoscimento. Per tutta la Toscana siamo molto orgogliosi oggi di essere qua a premiare, a riconoscere un modo di ringraziare un toscano, un mio concittadino, viene dalla terra di Arezzo, che porta il nome della Toscana in alto nel mondo, che è riuscito a reinventare l'attività di famiglia attraverso una competenza, una capacità, una sensibilità che lo rende per noi un ambasciatore nel mondo. La Toscana non è conosciuta in tutto, non solo l'Europa, ma si va al di là dell'Europa per le bellezze artistiche, storiche, il paesaggio, ma deve anche molto alle capacità del saper fare dei nostri concittadini. Questo è, credo, la chiave di lettura con il quale oggi noi, sia per il motivo per il quale siamo oggi qua, motivo per il quale oggi riconosciamo, diamo questo simbolico riconoscimento ad Andrea Magi, perché ha saputo nel mondo portare in alto il nome della Toscana, attraverso la sua capacità, la voglia di mettersi in gioco, attraverso quelle mani e quello che gli è stato utile è anche l'esperienza di famiglia, questa dedizione, questo amore per il lavoro. L'emozione è forte. Sapere che uno dei nostri formaggi ha vinto questo importante premio è un riconoscimento importante. Sentiamo il titolare dell'azienda, Andrea Magi. Allora, questo è un concorso che c'è ogni anno, è itinerante, nel senso che ogni anno si svolge in un paese diverso, è appunto il World Cheese Award. È un concorso che premia varie categorie, formaggi sotto varie categorie, su 4.400 formaggi provenienti da oltre 90 paesi, con il nostro Gorgonzola DOP che non produciamo noi, ma viene prodotto ovviamente nella DOP, nella zona DOP, quindi in provincia di Novara. Lo abbiamo iscritto e siamo arrivati secondi dopo un Gruyère che è della Svizzera. Ma diciamo già il fatto che noi non siamo un caseificio ma siamo affinatori, quindi vuol dire che non produciamo il formaggio da latte ma ci facciamo produrre vari formaggi in varie regioni d'Italia, ovviamente dalla Toscana il pecorino, e lo affiniamo nelle nostre grotte sotterranee aggiungendo ingredienti o semplicemente prendendocene cura durante il tempo di maturazione, di stagionatura. Diciamo, cerchiamo di dare importanza al tempo, che è una cosa importante, è il valore più importante che abbiamo, e cerchiamo appunto di farlo evolvere, affinare e portare a perfezione, quindi farlo maturare, farlo crescere, farlo evolvere affinché il consumatore possa provare delle emozioni, delle sensazioni diverse che il produttore, ovviamente il prodotto di base deve essere fatto bene, e che magari riusciamo a conferire sempre caratteristiche diverse. 100 anni di passione e di una storia. Una storia, quella del Sanfrediano Calcio 1922, vissuta da una comunità. È un traguardo davvero importante, un secolo che viene celebrato anche in Consiglio regionale. La cerimonia si è svolta in sala Gonfalone del Palazzo del Pegaso. A presenziare all'evento è stato il presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo e il vicepresidente Marco Casucci, presenti anche i consiglieri regionali Elena Meini e Giovanni Galli. Ha ritirato la targa il presidente della società sportiva Sanfrediano Calcio, Marco Orsini.
Sentiamo Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Ma oggi è un giorno di festa, perché quando si festeggiano i 100 anni come la polisportiva di San Frediano a Settimo si dà il senso di un impegno radicato nel tempo. Tante donne, tanti uomini si sono impegnati perché ragazze e ragazzi avessero la possibilità di vivere lo sport di base, e noi abbiamo la necessità di mandare un messaggio forte con questo riconoscimento. Il messaggio è di sostenere tutti coloro i quali si impegnano per lo sport di base, sostenere le tante nostre polisportive, le tante nostre società sportive che con impegno, passione e dedizione danno risposte ai nostri territori. E anche oggi, dopo averne festeggiati tanti altri di centesimi compleanni, siamo qui a festeggiare quello del polisportiva di San Frediano a Settimo. E adesso le parole di Marco Casucci, vicepresidente del Consiglio regionale. Abbiamo intrapreso sicuramente una strada positiva, che è quella di aprire questo palazzo al mondo esterno e in particolare a settori vitali, proprio per la tenuta della nostra società, come è lo sport. Diverse gloriose società hanno ricevuto il proprio premio per i 100 anni di storia. Oggi è la volta delle San Frediane e sono molto orgoglioso di dare il mio contributo in questo senso, proprio perché sono ben consapevole di quanto sia importante, ripeto, per la tenuta della nostra società, per educare a valori sani e positivi i nostri giovani, il mondo dilettantistico, un mondo che in Toscana è linfa, e quindi noi siamo qui per dare il nostro contributo, per far sì che questa Toscana, che a volte qualcuno definisce minore, in realtà minore non lo è semplicemente meno conosciuta, e noi come uomini e donne delle istituzioni abbiamo il dovere di diffondere una conoscenza omogenea e giusta della nostra Toscana. Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio, ha detto il presidente della società Marco Orsini. È una cosa che ci riempie di orgoglio, perché portare avanti un'associazione di volontariato con tutti i sacrifici che le famiglie e anche tutti i nostri associati fanno è un impegno molto molto grave, insomma è una cosa che ci impegna molto, però lo facciamo con entusiasmo. Le prospettive sono quelle di poter proseguire nel solco che hanno lasciato i nostri predecessori. Io sono l'ultimo presidente, sono presidente dal 2006 e ho fatto un pezzo di storia di questo San Frediano e spero che questa storia possa proseguire anche con i personaggi nuovi che sono entrati anche in società, che sono tutti ragazzi molto capaci, molto vogliosi di dimostrare anche queste capacità che hanno, e quindi ecco, la speranza è che di poter arrivare a fare i 200 anni. Soddisfazione anche nelle parole della consigliera regionale Elena Meini. È un onore e un piacere, abbiamo voluto questo momento di riconoscimento perché il San Frediano Calcio sul territorio dà un'iniziativa non sportiva ma soprattutto sociale, un momento di aggregazione per tutti quei ragazzi che vivono quel territorio, che magari su quel territorio vivivano ma non sono dei veri e propri sanfredianesi, cascinesi, quindi vengono lì e anche utilizzano il San Frediano Calcio come momento di aggregazione, momento di crescita, momento di sviluppo anche personale, perché questa è una società che fa veramente tante iniziative lodevoli proprio per quei bambini, quei ragazzi, quelle famiglie, e quindi è un riconoscimento importante per loro, ma è soprattutto un privilegio per chi da quel territorio vi viene poterli premiare, poter riconoscere che tante sono le associazioni sportive che svolgono la propria attività proprio in funzione del bene del territorio, del bene della gente, e non soltanto per meri motivi di diverso titolo. Quindi veramente società come queste ce ne sono tante in Toscana, ce ne vorrebbero tanto di più, perché sono veramente le società che portano avanti l'attività di sviluppo, evitano che i
ragazzi magari vivano per strada, non riescono appunto ad avere anche un'educazione, proprio perché il calcio educa anche al rispetto delle regole, al rispetto dell'avversario, ci insegna anche delle volte a perdere, a come perdere in maniera anche rispettosa verso i propri avversari. Quindi è veramente un onore da parte mia, da parte di tutti, poter oggi aver qui il San Frediano Calcio.